Cartagena, Spagna, quarto appuntamento con l'Audimet Cup Circuit, la Champions League della vela. In questa regione molto calda, ma in questi giorni ovviamente c'è caldo in tutta Europa, è arrivata la quarta tappa, la penultima tappa dell'Audimet Cup Circuit 2011, un appuntamento che tutti i velisti hanno accolto con grande piacere, perché è già il quarto anno, è una location che ha sempre dato grandi soddisfazioni, soprattutto per le sue condizioni meteo. Buonasera, benvenuti a tutti, con me in studio ad aprire questa prima puntata da Cartagena, Spagna, Francesco Checco Bruni di Audio Azzurra, il suo tattico, e poi Federico Giovannelli, un italiano spagnolo, un italiano, sì, il grinder di Bribon. Ben trovati, per fortuna qui al fresco, perché oggi veramente un'altra giornata caldissima con poco vento. Parleremo delle sofferenze che avete subito in mare quando non c'è vento e c'è tanto caldo, sicuramente non è un gran bel regatare. Però vediamo subito che cos'è Cartagena, che cosa rappresenta Cartagena per la Spagna e per l'Audimet Cup Circuit. Ecco il servizio. Quarto e penultimo evento del circuito Audimet Cup. Dopo tre prove in Portogallo, Francia e Italia, il circuito ritorna in Spagna, a Cartagena. Cagliari ha mostrato la potenza della flotta, Vento e Mistral che non hanno dato tregua a nessuno. La sorpresa nel TP52 Audi All For One coglie la sua prima vittoria in questa stagione, disastrosa nei primi due eventi. Il team ha chiuso davanti ai suoi rivali e si prepara a combattere a Cartagena. Qui ci sono condizioni di poco vento e noi dobbiamo adattarci a queste condizioni. Poca onda e poco vento. Eravamo abituati a vento forte. La mentalità del team è una mentalità vincente. Siamo molto uniti e contenti. Questo fa bene al team. Deseando lo mejor para el equipo. Audi All For One è ancora ultimo in classifica generale, a pochi punti però dal quarto posto. Cagliari non è stata la regata di Quantum, che ha chiuso al quinto posto, mantenendo comunque la leadership con solo 7 punti da Container. Un altro aspirante al titolo finale è Audi Azzurra, ora in terza posizione. Nella 40 Series nessuna sorpresa, Iberdrola coglie la sua terza vittoria e la pone come leader incontrastata del circuito. Cartagena è un'altra tappa importante, con condizioni differenti di vento fiacco. Sarà più facile per tutti farci la guerra, ma siamo pronti. Il trofeo Regione di Murcia è iniziato, il circuito Audi Med Cup 2011 è ancora in gioco, Cartagena può essere decisiva. Tappa decisiva sicuramente quella di Cartagena in Spagna, dopo tre eventi, quindi dopo Cagliari, Cascais e Marsiglia. Synergy ha vinto la regata di oggi, però vediamo la classifica generale che vede Quantum Racing, Container e Azzurra. In questo fazzoletto ci sono tre posizioni con pochissimi punti, poi Synergy, Bribon, Run e, come già detto, Audi All For One, che essendo ultima, anche se Gladiator non è presente in questa tappa, può ancora rientrare in classifica nelle prime posizioni. Parlavamo di questa giornata caldissima, Francesco, come l'avete affrontata? Che cosa? Quanto Gatorade oggi per? Un caldo da morire, devo dire. So che in Italia non se la passavano tanto meglio di noi, quindi questo mal comune mezzo caudio. Però faceva veramente tanto caldo, il vento non ci ha aiutato, molto leggero. Poca azione, però alla fine una regata comunque molto interessante, perché ci sono state condizioni diverse da tutto il resto del circuito. Fino adesso, come ben sai, abbiamo avuto condizioni sempre di vento forte, quindi provare un po' le barche nuove in queste condizioni non è dispiaciuto a nessuno. A noi, insomma, è stata una giornata difficile perché siamo partiti fuori e abbiamo dovuto inseguire tutta la regata. Abbiamo fatto un buon quinto posto e comunque non è da buttare via. Federico, tu che sei di casa, voi che siete di casa come Bribon, avete studiato un po' la meteorologia di questi ultimi giorni, quindi avete un po' settato la situazione per questo poco vento. Cartagena, due anni fa, maschere per andare in mare, esatto, soprattutto. Esatto. Per l'appunto, ieri sera stavo parlandone con Marcel Van Triest, che è il mio compagno di camera, è responsabile meteo, diciamo, per il team. E questa settimana, a parte il sabato e la domenica, probabilmente sarà leggero, abbastanza leggero. Quindi, ritornando ad oggi, in previsione che la regata fosse fatta in queste condizioni, abbiamo cercato, ecco, prima di tutto di uscire fuori avendo bevuto molto intanto,
e poi per quello che era possibile giocare molto con i pesi, cercare di portare la barca nel modo migliore possibile, perché insomma non è mai semplice quando c'è poco vento. La nostra è una barca, diciamo tra virgolette, vecchia in confronto a quelle nuove che sono qua, e insomma ci siamo dati da fare. Fortunatamente non è andata male oggi. Quindi oggi abbiamo messo in paniere una regata, per fortuna per i TP52, mentre i sotto 40 hanno iniziato con la Pratics Race, per loro la prima giornata, quella di prova, che poi li vedrà domani sul campo di regata, sullo stesso campo di regata, per mettere in palio questo trofeo che al momento è saldamente nelle mani di Iberdrola. Queste sono le immagini di quest'oggi, e questa la dice tutta su quelle che erano le condizioni meteorologiche. È poco vento, grandi tendalini spaziosi e ben protetti, come si suol dire, e poi lì a studiare un po' la situazione sul campo di regata. Previsioni, cosa vi siete detti in barca, come avevate previsto questa partenza? Noi devo dirti che la partenza l'avevamo prevista diversa, perché siamo usciti fuori di un metro, abbiamo parlato col comitato di regata dopo la regata, purtroppo un metro ci è costato tanto. Volevamo andare a destra e in effetti poi la destra ci ha aiutato a recuperare, perché per fortuna gli altri tattici l'hanno pensata diversamente, ci hanno lasciato la possibilità di andare a destra abbastanza liberi, e ci siamo ributtati sotto, ci siamo rimessi in mischia, abbiamo girato ultimi, però attaccati alla regata, attaccati alla flotta, e questo ci ha aiutato tantissimo a recuperare questi due punti importantissimi. Quindi dalla partenza in poi per noi la regata è andata bene, anche se non si può mai sorridere di un quinto posto, certo. Però insomma abbiamo messo dietro Container, che è un nostro avversario particolarmente diretto. Federico, tanta sensibilità oggi per condurre questa imbarcazione, quanto difficile è avere i sincronismi giusti? Sì, per l'appunto stiamo cercando di ottimizzare il movimento del peso a bordo, soprattutto noi soggetti più pesanti, sia nelle virate di bolina che nelle strambate con poca aria, e quindi diventa, diciamo, questo è l'arrivo di oggi intanto, infatti diventa tutto molto più, diciamo, importante muoversi in sincronia in barca per cercare, ecco, di ottimizzare ogni singola manovra. Per voglio, ecco, fare anche aprire una piccola parentesi: purtroppo per le persone che sono più pese in barca, spesso e volentieri sia di bolina ma soprattutto di poppa, il destino è quello di scendere sotto coperta, per cui a volte a Cartagena, specialmente adesso che è molto caldo, certo, là sotto si soffre abbastanza. Muore. Intanto vediamo le regate della Pratics Race dei sotto 40, nel frattempo si sta sotto, quindi bisogna fare un po' una sauna, una cosa incredibile. La prima cosa che accade è la sauna, ecco, le regate dei sotto 40. In secondo luogo bisogna stare in orecchio con le persone che comunque dicono spostati sottovento, sopravento, dalla coperta per aiutare l'equipaggio. Durante la poppa per voi è più facile, più difficile? Vi ho visto nella seconda poppa prendere questo bordo a sinistra, se non fosse calato così il vento, tirate un salto magari un po' più... Guarda, l'intensità ci ha aiutato, perché avevamo sicuramente più vento del resto della flotta, che era un po' più a largo. Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto bene a farlo, perché ci ha dato un vantaggio, un po' di vantaggio sul run, e siamo riusciti a sorpassarlo. Sicuramente il salto è stato a destra, quindi per salto di vento hanno guadagnato loro, per intensità noi alla fine siamo riusciti a passare solo una barca, però potenzialmente devo dire c'è stato un momento che mi sono visto tra i primi veramente. Avete quindi guadagnato due punti su Container, come dicevamo appunto in questa classifica, che comincia ad accorciarsi. L'anno scorso, quest'anno soprattutto con sei barche, ma anche loro con una barca, chiamiamola vecchia, una barca di un anno che è stata modificata completamente, sicuramente è una situazione di grande sì, equità. Devo dire la classifica è molto vicina, molto stretta, e secondo me rimarrà aperta fino alla fine, e questo è veramente molto bello. Federico, siamo in chiusura, per domani cosa hai previsto? Se non sbaglio, le condizioni saranno più o meno simili a quelle di oggi. Non so se magari comunque, sì, diciamo, entrerà un po' più di brezza magari prima delle 4 o 4 e mezza. Speriamo non lo so, sia un po' meglio, però esatto. Purtroppo la situazione di gradiente di brezza è molto simile, quindi si spera che entri un po' prima, così da poter fare due regate, esatto, ma Francesco, non vi aspettate un gran vento. Liquidi, integratori, esatto. Grande occhio per il tattico, grande forza per il grinder. Questa è la forza, questo è lo spettacolo dell'Audimet Cup. Ogni giorno da Cartagena sino a domenica. Tutti una buona serata e buon vento, grazie.